parte c'è il deserto che avanza, dall'altra parte lo sfruttamento dei suoli ha trasformato in 100 anni un quarto delle coltivazioni in terreni sterili. Per rimediare c'è chi si ispira alle piante cercando di limitare la loro capacità di adattarsi a condizioni ambientali estreme. A Firenze l'equipe del neurobiologo Stefano Mancuso ha inventato, tra le altre soluzioni, una serra galleggiante, una specie di grande merluza che sfrutta l'acqua del mare, l'energia del sole e il vento per far crescere le piante. Claudia Pregno. Quasi 4 miliardi e mezzo di ettari sul nostro pianeta sono coltivabili, secondo il rapporto dell'Organizzazione ONU per l'alimentazione e l'agricoltura. Il 30% del terreno è già utilizzato, mentre il 40% potenzialmente coltivabile in realtà non lo è perché è salato. E poi c'è un altro aspetto: l'acqua dolce è poca. È veramente poca. È meno quella disponibile, diciamo, liberamente disponibile, intorno al 2% dell'intera acqua. E questo 2% è per lo momento quasi 70% utilizzato in agricoltura, che è una cosa enorme. Installare la sfida del futuro per acqua e cibo nel laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale a Firenze, dove si è già dimostrato che le piante vedono, sentono, memorizzano. Si stanno studiando anche le caratteristiche biologiche, cellulari, fisiologiche delle alluvioni che vivono in terreno. Qui ad esempio si osserva come le piante hanno acquistato il punto sale nel terreno, comunicino mediante composti volatili in pericolo ad altre piante che imparano e via via diventano più resistenti a suolo. Tra le alternative più innovative è questa: una serra galleggiante per coltivare vegetali nel mare. Si chiama Jellyfish Barge, ha avuto molti riconoscimenti, tra cui un premio delle Nazioni Unite. È una serra idroponica, quindi non ha bisogno di terreno e neppure di acqua dolce, utilizza quella del mare e di sale. Attraverso dei sistemi che sono stati studiati e ispirati a come fanno le piante, al modello col quale le piante sono in grado di distillare la flacca e non utilizza alcuna energia altra che l'energia solare. I distillatori solari lungo il perimetro possono produrre fino a 150 litri di acqua pulita al giorno, acqua che serve anche ad innaffiare e soprattutto nutrire le piante. Noi depuriamo l'acqua e quindi in un certo senso la rendiamo distillata, quindi non ci sarebbe niente. Dopodiché la rimescoliamo con una percentuale di acqua di mare, e l'acqua di mare è molto ricca di elementi minerali. Una ulteriore fertilizzazione organica la facciamo partendo da alghe microscopiche che vengono allevate in genere. La serra, che ha struttura e basamento in legno, 70 metri quadrati, e fluttua su fusti di plastica riciclati, è dotata anche di pannelli fotovoltaici, mini turbine eoliche, un sistema che sfrutta il moto ondoso per produrre elettricità. Ogni jellyfish, che è completamente autonoma, può produrre cibo per 8 persone e anche acqua ed energia per le comunità del futuro, senza pesare sulle risorse esistenti. Si possono mettere 6 e tante jellyfish quante se ne vuole per garantire la sopravvivenza in comunità anche.